La giornata internazionale dedicata al tema dei bambini scomparsi. Sono stati oltre 7.000 i casi in Italia nel 2020. La maggior parte di loro sono migranti non accompagnati in transito dal nostro paese. Silvana Riccio, commissaria straordinaria del governo italiano per le persone scomparse. Sentiamo. Nel 2020 sono scomparsi 7.600 minori, di cui però circa 5.000 sono rappresentati da minori stranieri. Adesso la gran parte di questi minori stranieri ovviamente saranno minori stranieri non accompagnati, cioè coloro che sbarcano sulle nostre coste, nei nostri porti, e che poi hanno probabilmente, già quando arrivano, dei collegamenti con altri paesi, con familiari, con amici che si trovano altrove, anche se come causa, come motivazione della scomparsa ovviamente è completamente diversa da quella che si ritrova per i minori italiani, che molte volte scompaiono, nella maggior parte dei casi, sono allontanamenti volontari. Dietro un allontanamento volontario ovviamente ci sono molte cose. Ci sono situazioni di bullismo, ci sono situazioni di disagio familiare, di disagio ambientale, di disagio scolastico, ma comunque c'è un fatto volontario. Fatti, diciamo, cause non volontarie sono molto ridotte e sono limitate alle ipotesi di sottrazione da parte di un genitore rispetto a un altro, no? Del minore, magari dovute anche a matrimoni misti, dovuti a divorzi, all'aumento del divorzio, insomma, dovuti a cause che fanno parte della dinamica familiare di una coppia e quindi che possono indurre uno dei due genitori a sottrarre il minore, ma sono dei casi limitati e comunque di competenza dell'autorità giudiziaria, non tanto dell'ufficio del commissario. Altre cause relative a veri e propri reati sono casi veramente limitati,